Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Estasi Milan e lo scudetto numero 19. Rossoneri vincono 3-0 in casa col Sassuolo. È inutile il tris dell'Inter con la Sampdoria. È stata chiusa la fermata metro del Duomo di Milano a causa della piazza gremita di tifosi. In piazza presenti migliaia di sostenitori del diavolo, confluiti altri che si trovavano davanti alla sede di Casa Milan in piazza Castello. E veniamo alla pagina di guerra. Donbass, i russi scatenano l'offensiva, hanno sparato su case e strutture civili, tra cui una scuola in villaggi della regione di Donetsk, causando 7 morti. L'offensiva del Donbass con bombardamenti nelle ultime 24 ore anche sulla città di Kharkiv. I russi hanno lanciato anche bombe a grappolo su un villaggio nella regione di Kherson, uccidendo 3 persone. Parigi, per entrare l'Ucraina in Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni, è quanto afferma il ministro degli affari europei. Per l'Italia è essenziale attuare il PNRR, riforme, intervenire sul fisco, ridurre le aliquote IRPEF, tagliare il cuneo e rivedere il catasto. Per la Commissione europea è il solo modo per rimettere in piedi il sistema. Aggiornamento Covid, in calo i nuovi contagi, sono 17.444 nelle ultime 24 ore con un tasso di positività all'11,11%. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Spagna, giornata da dimenticare per la Ferrari. Leclerc in testa è lanciato verso la vittoria ed è costretto al ritiro al 27esimo giro. Sainz non brilla e chiude quarto, doppietta Red Bull con vittoria di Verstappen davanti al compagno di scuderia Perez davanti. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.